Venite a mangiare! Venite a mangiare! Smettila, McCoy, smettila, siamo qui! Siamo qui e stiamo morendo di fame. Semi bipodali, dottore? Fagioli, Spock, ma non sono normali i fagioli. Questi vengono da una vecchia ricetta del sud che mi è stata tramandata da mio padre. E se farai il solito vulcaniano schifiltoso, non solo insulterai me, ma generazioni di McCoy. In questo caso non ho altra scelta. Sarò costretto a mangiarli. Veramente buoni. Hanno un sapore al quale non sono abituato. Ah, merito dell'ingrediente segreto. Ne hai ancora un po' di quell'ingrediente segreto? Ecco, venga, prenda pure. Grazie. Devo forse presupporre che il suo ingrediente segreto è l'alcol? Whisky. Whisky del Tennessee, Spock. Ne vuoi assaggiare un goccio? Bourbon e fagioli, una combinazione esplosiva. Credi che Spock possa sopportarla? Sta scherzando. Con quel metabolismo vulcaniano potrebbe mangiare una ciotola piena di termiti senza stare male. Come lei ama evidenziare, dottore, io sono umano per metà. Beh, certamente non si nota. Grazie. Ma tu guarda un po', quest'uomo non cambia mai. Io lo insulto e lui lo prende come un complimento. Sapete, voi due potreste portare un uomo all'alcolismo. Io? Cosa ho fatto? Che cosa ha fatto? Mi ha fatto veramente arrabbiare, capitano. La vita umana è un bene troppo prezioso per metterla a repentaglio con delle pazzie. Forse lei è un po' troppo incosciente per rendersene conto, ma sarebbe morto sicuramente cadendo da quella montagna. Sì, ci ho pensato. E allora? E anche mentre cadevo, sapevo che non sarei morto. Oh, credevo che l'unico immortale fosse lui. Oh no, non è questo. Sapevo che non sarei morto perché voi due eravate con me. Io non riesco a capire. Ho sempre saputo che morirò da solo. Beh, se vuole telefonerò nel Valhalla e le prenoterò una stanza.